Leggere la disabilità di Martina Naccarato. Ecco, intanto ti aspettavi che questo libro, insomma, suscitasse così tanti successi? No, assolutamente no. Infatti per me è stata una grandissima sorpresa, veramente un'inaspettata sorpresa. Infatti ringrazio tutti coloro che credono in me e nel mio libro, e spero che vi piaccia, e spero che sia di aiuto per l'integrazione dei soggetti diversamente abili all'interno di una società che è ancora purtroppo piena di pregiudizi e stereotipi. Ho cercato di dare questo taglio, tra virgolette, particolare al libro, perché appunto non mi piace strumentalizzare la mia condizione fisica, diciamo. Quindi quando la mia relatrice di tesi mi ha chiesto di fare questo lavoro, ho detto d'accordo, io lo faccio, ma cerco di dargli un taglio diverso, e secondo quello che dice la gente, a quanto pare ci sono riuscita. Vorrei che i cosiddetti normodotati non si vergognassero a fare domande, cioè che parlassero di disabilità come si parla di qualsiasi altra cosa. Ecco, la casa editrice che ha creduto, insomma, in questo progetto, intanto perché, ecco, questa volontà? Avevo pubblicato un giovane disabile, la poesia di questo ragazzo, e volevo presentarla a Firenze. La persona a cui mi rivolgo è la professoressa che ha una tesi di laurea con Martina, e quindi questo ragazzo diventa oggetto della tesi di laurea di Martina, è tutto un circolo, diciamo, positivo, e alla fine io decido che questa tesi di laurea vorrò farne un libro. La legge sul dopo di noi ormai è una cosa assolutamente concreta. Ecco, manca qualcosa per, diciamo, le famiglie per poterla poi anche davvero attuare, o ci siamo? Sì, manca il decreto attuativo, ma il governo l'ha già, diciamo così, approvato, è in questo momento in fase di ultima approvazione della Corte dei Conti, ma credo che nei prossimi giorni, se non è già uscito, insomma, sarà esecutivo. Quello che serve è naturalmente il decreto attuativo, renderlo poi operativo attraverso appunto anche quelle che sono le relazioni dei territori stessi. Approfitto per annunciare che nelle prossime settimane, appena avrò la data dalla sottosegretaria alle politiche sociali, faremo un incontro ad Arezzo proprio per spiegare il regolamento attuativo, in modo tale che tutti i soggetti interessati, quindi in particolar modo le famiglie, possano conoscere che cosa serve. Su questo sicuramente la Regione sarà un soggetto importante, quindi al convegno ci sarà anche la Regione stessa, però non voglio soltanto parlare del dopo di noi, perché credo che siano maturi i tempi per fare anche altri due punti, cioè quindi una giornata in cui c'è il segmento del dopo di noi, più tutto il tema dell'inserimento lavorativo, anche il nostro territorio comincia a essere un problema serio, visto che alcuni comuni, compreso quello di Arezzo, stanno dismettendo le gare, diciamo così, con le cooperative sociali.